Cos'è un piteco? Piteco per noi è una storia d'amore, è un matrimonio che ci siamo creati. E sicuramente, come in tutti i matrimoni, c'è l'amore e odio un po' alti e bassi, quindi è per noi questa la storia del nostro con Piteco. Quindi non vi voglio raccontare che Piteco è una soluzione magica a qualunque problema della tesoreria. Però, come sostengo sempre io, l'azienda non è solo tesoreria, quindi tu ce l'hai contabilità e i tuoi procurement, tutte altre funzioni che hanno bisogno di collaborare insieme e devi rivedere tutti i tuoi processi uno insieme, devono essere pronti a cogliere la soluzione che stai proponendo te come tesoriere perché non vivi in un vacuum, un vuoto assoluto. Quindi le società, secondo me, devono essere pronti a sapere che indipendente da quello che ti racconta il commerciale bravissimo di Piteco, che ti risolve qualunque cosa, se tu non sei pronto te, ti può proporre qualunque soluzione magica che non farà mai per te. Quindi, sicuramente non è una cosa che lo fai in un anno. Lo devi mettere in conto che sarà un sviluppo continuo di un po' di anni. Noi siamo da sempre con Piteco, quindi, e non è mai ancora finito l'implementazione completa di Piteco perché comunque il mondo cambia, è come un fiume che scorre. Con sfide nuove, cioè anche la società non rimane sempre la stessa e la società anche ha bisogno di svilupparsi, vedere altre cose, anche per guadagnare sempre devi affrontarsi con il mondo fuori, il mercato cambia, le richieste cambiano e cambia anche te tesoriere che gestisci tutti i flussi finanziari. Quindi anche dal mio gestionario voglio che mi accompagni in tutto questo viaggio che è infinito, quindi non è una cosa che è un project che comincio e finisco. È un processo continuo di sviluppo, quindi purtroppo per noi è così, perché poi il budget te lo devi mettere per sempre. Per quanto vogliamo bene a Piteco, però comunque il budget te lo devi sempre per tutte le anni, perché continuerai a sviluppare, perché anche te hai bisogno di performare anche per i tuoi KPI, no? Quindi ti devi avere un consulente che ti accompagna. E poi, per esempio, no? Nella nostra azienda, noi tesoreria nata come tesoreria, pagamenti e incassi. Adesso la nostra nuova sfida che è la tesoreria diventa corporate finance, che includerà anche la parte di gestione del credito. E quindi io adesso con ansia aspetto qualche notizia dal mercato, se per caso Piteco proporrà qualche soluzione o che per me sarebbe una soluzione ottimale, perché così ce l'hai tutto in un suite unico, integrato, non devi fare sviluppo dei connettori e tutto il resto del resto che ovviamente accompagna un progetto nuovo di software. Quindi io spero tanto che Piteco sviluppa anche loro i loro nuovi prodotti e così noi possiamo continuare la nostra storia di amore.